Benvenuti telespettatori di Teleobiettivo a questa nuova trasmissione. La nostra trasmissione si chiama Difendi il territorio, giocati l'asso, e non è un caso. Noi siamo l'Associazione Culturale Asso di Picche e gestiamo, tra virgolette, autogestiamo questa trasmissione, che parlerà principalmente del nostro territorio, del territorio dell'Agro Pontino, dei Castelli Romani, eccetera, con un taglio ovviamente a chi su questo territorio ci sta investendo, quindi difesa del prodotto tipico, dell'enogastronomia e di tutto quello che è una risorsa economica, culinaria e soprattutto culturale. Per la nostra prima puntata non potevamo, visto l'argomento del giorno, non ospitare gli amici personali nostri, ma anche di molti di voi, di spettatori della vostra bellissima televisione, dei CRA, Comitati Riuniti Agricoli. Ci spiegherà il nostro amico che è il responsabile dei Castelli Romani, della zona di Velletri, Stefano Giammatteo dei CRA, questa associazione, questi CRA, che cosa sono? Brevemente, Comitati Riuniti Agricoli, quindi cosa sono? Vai Stefano. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio Teleobiettivo che ci dà questa opportunità. I Comitati Riuniti Agricoli, di cui sono orgogliosamente presidente nella zona di Velletri e Castelli Romani, sono un comitato di difesa del comparto agrozootecnico. Questo comitato è nato a Latina circa 2 anni fa e poi successivamente si è diffuso in tutta la zona dell'Agro Pontino e dei Castelli Romani. Nella zona dei Castelli Romani abbiamo la sede a Velletri e continuamente ci battiamo per ridare dignità al mondo agricolo, un mondo agricolo abbandonato dalle istituzioni, ma rappresentato dalle sigle sindacali di categoria, quelle tradizionali, e ovviamente ci siamo posti come obiettivo un raggiungimento, insieme anche agli altri comitati agricoli, associazioni spontanee d'Italia, di fare tutti quanti insieme una federazione che potesse raggrupparci per permettere a noi di avere una certa rappresentatività non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Scusami Stefano, allora è chiaro un discorso comunque. I CRA, i Comitati Riuniti Agricoli, sono tra virgolette alternativi e ospitano tra virgolette anche molti agricoltori che sono fuoriusciti dalle, come hai detto tu bene, dalle classiche sigle rappresentative del mondo agricolo, quindi del CIA, della Coldiretti, eccetera, eccetera. Quindi tra virgolette siete un po' l'armata Brancaleone degli scontenti, in un certo senso, cioè tutti quelli che non si sono ritrovati nel sistema tradizionale. Scorreggimi se sbaglio. No, hai detto bene perché noi rappresentiamo un po' tutti gli agricoltori in maniera trasversale. Ci considerano dei dissidenti a noi, ci considerano dissidenti perché noi stiamo al di fuori degli schemi, ma non è che siamo contro i nostri sindacati, semplicemente cerchiamo di fare quello che avrebbero dovuto fare loro in questi 20 anni, ma senza chiedere niente in cambio agli agricoltori a livello economico, perché loro hanno sfruttato questa cosa, si sono sistemati le loro poltrone, i loro interessi, e noi invece cerchiamo soltanto di aiutare tutto il mondo agricolo, a compattare il mondo agricolo, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza, per fare in modo che ci sia un futuro più dignitoso nelle nostre campagne. Vedi, Stefano, cari telespettatori, come rappresentante di questi Comitati Riuniti Agricoli dei CRA, ha detto benissimo una cosa: noi siamo un po' un po' alternativi, siamo un po' controcorrente, ma mi sono intrecciato, e comunque non potevano non andare d'accordo a questo punto con un'associazione come la nostra, che è alternativa e controcorrente, quindi neanche a farla apposta ci siamo ritrovati anche su aspetti diversi, anche dall'economia. Allora, andiamo sull'argomento principale del giorno, che è quello che abbiamo più chi meno letto su tutti i giornali, che è quello dell'invasione, tra virgolette, chiamiamola così, dei trattori a Latina, dei CRA, questa grande manifestazione, questa mobilitazione
contro la Gerit e in difesa di tante piccole aziende agricole che sono, tra virgolette, strozzate da questo, chiamiamolo così, questo gigante dei tributi. Allora, in poche parole, spiega ai nostri telespettatori che cos'è, che non conoscono magari la tematica, quando si è svolta la manifestazione, come si è svolta e perché. La manifestazione è l'ultima che abbiamo fatto, perché ce ne sono state altre prima. L'8 settembre del 2007, la prima grande manifestazione, portammo a Latina 300 trattori circa. Non era mai successo. 1000 agricoltori. Abbiamo ripetuto poi il 1 dicembre del 2007 a Roma con gli altri comitati agricoli italiani. E successivamente poi abbiamo fatto altri interventi, altri sit-in di protesta, e fino ad arrivare all'ultima manifestazione di una settimana fa a Latina contro la Gerit. La Gerit Equitalia, che cos'è la Gerit? La Gerit è un ente regionale, e l'Equitalia sarebbe quello nazionale, che ha il compito di sostituire la vecchia sartoria. Quindi parliamo di tributi. Parliamo di tributi, certo. È un ente che agisce per conto dello Stato. È stata applicata questa cosa circa 3 anni fa dal governo nazionale e successivamente anche con il cambio del governo si è continuati su questa linea. Però è una linea che noi contestiamo ed è per questo che siamo scesi in piazza, abbiamo fatto un sit-in e ci siamo fatti sentire molto davanti alla Gerit di Latina, perché si è verificato in molti casi che agricoltori che non hanno regolarmente pagato, che hanno ritardato un pagamento di una rata contributiva di 4.000 euro, si sono visti ipotecare intere aziende o case del valore di 100.000-200.000 euro, 300.000 euro. Allora noi che cosa chiediamo? Non chiediamo che venga abolita la Gerit Equitalia, è giusto che non ci siano i furbi e che tutti debbano pagare, però ci deve essere moderazione e adeguamento della Gerit, perché in questo sistema, in questo modo, si mette veramente in ginocchio intere famiglie, perché non dimentichiamo che la Gerit colpisce anche le famiglie non solo di agricoltori. Permettimi un attimo, Stefano, scusami. Io volevo fare una considerazione, no? Questa era anche un po' il taglio che voglio dare a questa trasmissione, che deve essere molto diretto. Quanti di noi cittadini adesso stiamo pensando, sì, ok, la linea dura, bisogna punire gli evasori, eccetera, eccetera. Siamo tutti quanti d'accordo, anche l'amico Stefano lo stava dicendo, ma ci sono determinati comparti, si sente tanto parlare del comparto delle automobili, per esempio, che chiede di essere sovvenzionato. E perché non un comparto importante per la nostra tradizione culturale e economica come l'agricoltura, perché non deve essere adeguatamente supportato? Gli agricoltori non stanno chiedendo altro che, come ha detto lui, moderazione, calma. Non è possibile che per qualche migliaio di euro, poche migliaia di euro, si debba paralizzare intere aziende, si debbano portare famiglie sul lastrico e si debba poi automaticamente siamo tutti quanti pronti a lamentarci, correggimi Stefano, sui banchi dei nostri supermercati troviamo il prodotto che non è italiano. Allora, si vuole il prodotto italiano, ma non si vuole aiutare le aziende italiane? Cioè, mi sembra proprio una cosa assurda. Allora, parliamo della principale, l'abbiamo detto, della principale manifestazione dell'ultima, ma che risvolti ha avuto questa manifestazione? Beh, devo dire che ha avuto dei risvolti veramente positivi e inaspettati per noi. Questo risultato è avvenuto proprio per merito della nostra tenacia e per la nostra determinazione, in quanto abbiamo mandato un documento al Ministero dell'Agricoltura, dove già eravamo stati ricevuti alla Commissione Agricoltura del Senato per altri motivi e i primi di dicembre insieme ad altri comitati. Questa volta abbiamo continuato un sit-in di protesta dopo la manifestazione davanti alla Gerit e davanti alla Prefettura. E ovviamente lì contrattori che facevano confusione, abbiamo fatto le notti addirittura lì davanti alla prefettura, abbiamo creato dei fastidi. C'è stato un presidio, quindi. C'è stato un presidio continuo e quindi il prefetto non ha potuto non avvertire il ministero di questa cosa e sono giunti giù a Latina proprio ieri una delegazione di parlamentari della Lega Nord
che hanno, come tutti sappiamo, il Ministero dell'Agricoltura